Cucumes amis, bentrovate, bentrovati, ci prepariamo insieme e commentiamo i disastri che ho combinato nell'ultimo periodo. Partirei da stamani che ho deciso di cambiare colore e utilizzare sempre la maschera di Bella, Color Fresh della Bella, con cui mi sono trovata benissimo. Piccola premessa da fare, ho utilizzato la Copper Glow quando sono passata al rosso e oggi ho voluto utilizzare il caramello, ma ha leggermente scurito su alcuni punti, mentre in altri non ha smorzato il rosso rame tiziano molto intenso del Copper Glow. Intanto vado a dare il cancelletta in colorazione 02, voglio terminarlo. Va anche detto che il rosso è molto molto difficile poi da eliminare dal capello, ma non mi dispero perché il lockdown fortunatamente ha dato alle più molta fiducia nelle proprie potenzialità e sicuramente è un colore che riuscirò a eliminare perché comunque voglio ritornare platino in previsione dell'estate. Volevo andarlo a scurire pensando che il caramello potesse essere sufficiente. Proverò poi il color cioccolato per vedere se riesco a coprire il rosso e mantenere magari delle sfumature rossastre, sulle punte, insomma, sulle lunghezze. Vediamo, vediamo. Sapete che ultimamente pasticcio molto, mi piace cambiare. Sono un po' camaleontica, me lo dico da sola, ma mi piace proprio vedermi, in modi diversi. Ho sempre bisogno di rinnovarmi. Mi scuso per la voce perché non sono ancora al top. Oggi mi preparo per stare in casa. Registrerò qualche video. Nel frattempo vado a dare sempre l'anti-age cancelletta. Formato maxi che può essere utilizzato anche come fondotinta con cui mi trovo molto bene. Quindi vi dicevo, non sono ancora al top, questo raffreddore che sta guarendo non mi permette di fare niente, ma non ne avrei neanche tanta voglia, fuori fa freddo, insomma, weekend tranquillo in casa. Mi sono accorta, devo ringraziare una di voi, mi ha scritto in un commento che non trovava più il video di Essence, delle nuove edizioni limitate di Essence, soprattutto quella di Kiko. Ahimè, l'ho cancellato. Maledetti i congegni elettronici. Intanto vado a definire le sopracciglia con questa matita per le sopracciglia. Mi fa un po' sorridere che questa matita di Astra è molto valida, ma è prodotta in Germania. Io credevo che Astra producesse in Italia. È anche vero che le matite sopracciglia e anche le matite labbra sono molto valide, anche quelle prodotte in Germania, però da Astra avrei preferito forse la produzione in Italia, comunque prodotto dal piccolo prezzo e dalla performance ottimale. Mi sono quindi accorta di aver cancellato il video, ma perché dovete sapere che ieri, mentre caricavo il video dei Finiti Casa, mi è apparsa nell'applicazione di YouTube Studio dedicata ai creator una nota, diciamo così, di allarme che c'era un errore di caricamento su un vecchio video che era proprio quello di Kiko e di Essence. Cos'è successo? Che nella velocità in mille faccende affaccendata, anche quando sono a casa, gestisci il pranzo, ritira i panni, fai un'altra lavatrice. Tra me e me in velocità ho pensato, ma sì, è quello di sabato scorso, è quello dedicato alle edizioni limitate di Essence, l'ho già registrato, questo è rimasto lì, si vede in attesa, lo cancello. Facendo ciò ho cancellato
Il video è andato online e non lo posso più recuperare purtroppo. Quindi non solo ho perso tutte le visualizzazioni, ma anche tutti i commenti, tutti i mi piace. Un disastro, un disastro. È già molto impegnativo mettersi davanti alla videocamera, registrare, presentare dei contenuti, editare, pubblicare il video, poi anche cancellarlo. Un bel video che comunque era ricco di novità interessanti, quindi oggi mi trucco e approfitto per riproporvi i pezzi che ho acquistato della collezione limitata. Ringrazio anche chi ieri mattina mi ha informata che la edizione limitata dedicata ai Teddy e agli abbracci era online su Douglas Douglas. Ahimè, la matita labbra era già esaurita, ho verificato anche su Mariano idem, è andata subito sold out. Fortunatamente la Chiara, la responsabile del DEM di Sarzana, proprio ieri mi ha mandato un messaggio dicendo che l'aveva disponibile, quindi è già accantonata. Spero domani di fare un salto. Questa è la pochettina che vi avevo mostrato e che conteneva più pezzi della collezione, tra cui il bellissimo scrunchie in stile Teddy, la bellissima spazzolina in soft touch, i due pennelli molto molto carini, lo specchiettino da borsetta. Utilizziamo quindi lei, la bellissima palettina. Vado a prendere questo bellissimo colore di transizione per dare un po' di definizione a questo colorito smortino. Vado a prendere questo color cioccolato e vado nella parte esterna dell'occhio, angolare esterna. Vado a dare un po' di sfumatura. Matitone di Kiko, lo 05, che ha questo bellissimo colore rosa grigio viola.